Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori, bentrovati per questo nuovo appuntamento con Osservatorio Antimafia su Radio Saiuz. Con voi sempre Antonella Intrano. E Ugo Lombardi. E salutiamo Rosario Moreno da Treviso, ringraziandolo per la regia. Ciao Rosario, Ciao Rosario, ben bentrovato. trovato. Buonasera a tutti quanti, ben trovati, ben trovati, ben trovati. O no? Salutiamo Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Fino a prova contraria, sì, bentrovati. Un saluto a Ti tutti. passeremo brevissimo la linea per le ultime news e intanto diamo il benvenuto naturalmente al nostro ormai ospite fisso, Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com, che è la testata giornalistica grazie alla quale questa trasmissione sostanzialmente va in onda. Ben trovato, Aaron. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti quanti i radioascoltatori. Allora, Aaron, tra un po', come sempre, daremo gli ultimi aggiornamenti apparsi sulla rivista. Per il momento passiamo la linea a Massimo per gli ultimi aggiornamenti. A te, Massimo. Sì, grazie Antonella. Alle 22.03 prendiamo la linea da pianetaoggitv.net, qui da Venezia, dalla redazione. Dunque, un riepilogo delle notizie, ma ci sono anche degli aggiornamenti. Ultima udienza del mercoledì di Papa Francesco con i fedeli a Piazza San Pietro prima dell'inizio del Giubileo. Misure di sicurezza imponenti, malgrado non siano numerosi i pellegrini. La distanza tra ricchi e poveri in Africa, ma anche in tutto il mondo, rappresenta uno scandalo, una vergogna per l'umanità, ha detto Bergoglio, reduce dal suo viaggio in Africa. E poi sul clima, tutelare il creato riformando il modello di sviluppo perché sia equo, inclusivo e sostenibile. Questa è la sfida globale della nostra epoca e sull'apertura della Porta Santa ha detto un segno di fede e di speranza per quella gente sofferente. Dall'estero Mosca, il presidente turco Erdogan, la sua famiglia e le più alte autorità politiche turche sono coinvolti nel business criminale del traffico illecito di petrolio proveniente dai territori occupati dall'ISIS in Siria e Iraq. Lo ha detto il vice ministro della difesa russo Antonov, che ha definito la Turchia il consumatore principale di questo petrolio. Dunque, nel corso di un incontro con la stampa, il Ministero della Difesa russo ha affermato che sono 200.000 i barili portati dall'ISIS in Turchia ogni giorno e ha mostrato immagini riprese da droni e satelliti. Dalla Turchia invece passerebbero le armi destinate ai jihadisti. Ed ora vediamo a degli aggiornamenti. Dunque, la NATO ha invitato il Montenegro ad aderire all'alleanza. La decisione è stata formalizzata in apertura della seconda giornata della ministeriale esteri in corso a Bruxelles. Dal segretario generale Stoltenberg. Dopo il negoziato di accesso e la successiva ratifica dei parlamenti dei 28 stati membri dell'alleanza, il Montenegro diventerà così il 29° paese della NATO, nonostante la contrarietà più volte espressa da Mosca. E passiamo adesso in Catalogna. La Corte Costituzionale spagnola ha annullato all'unanimità la dichiarazione di indipendenza del Parlamento della Catalogna, lo riporta El País Online. La mozione catalana, approvata lo scorso 9 novembre, prevedeva un percorso che entro 18 mesi avrebbe portato la regione a staccarsi. Il ricorso era stato presentato dal governo di Madrid. I leader catalani avevano annunciato che avrebbero ignorato il verdetto. È alle 22.06, è tutto da Venezia per quanto riguarda le news. Saluto anche il vostro ospite Aaron Pettinari, che con molto piacere ho visto anche lui alla grande manifestazione, ricordiamo 4.000 persone, il 14 novembre scorso a sostegno del magistrato di Palermo, Antonino Di Matteo. A voi per la conduzione, a voi la diretta. Beh, Aaron è stato più che presente alla manifestazione del 14 novembre a Roma. Aaron ha aperto le danze, come suol dirsi. Sì. E, Aaron,
Quella è stata una manifestazione, intendo dire quella del 14 novembre, molto significativa evidentemente. Da tempo non si vedevano tante persone in strada unite a fare una richiesta ben precisa. Ecco, la tua sensazione qual è stata? Ma assolutamente sì, è stato un fatto importante e ritengo anche che i numeri siano stati anche condizionati al ribasso dal momento in cui il giorno prima ci sono stati i fatti di Parigi, perlomeno c'è questa possibilità, dobbiamo tenerne conto, che magari qualche numero al ribasso, cioè qualche persona magari ha pensato di non essere presente quel giorno, non ha deciso di non venire. Il fatto che fossimo più di 2000, secondo me 3000, forse anche qualcosa in più, in piazza a manifestare per Nino Di Matteo, è stato un fatto assolutamente importante e rilevante, con tanta gente, tante persone del mondo dell'associazionismo, dei liberi cittadini, anche autorità, giornalisti, che hanno deciso appunto di metterci la faccia per rompere il silenzio per Nino Di Matteo. Penso sia stato un fatto importante, come importante, rispondendo al richiamo, all'appello di Salvatore Borsellino, come importante è stata anche aver avuto una risposta, seppur minima, o comunque del solo presidente del Senato Grasso, ma comunque una risposta istituzionale, che alla fine il fine di quella manifestazione era proprio rompere il silenzio istituzionale delle più alte cariche dello Stato. Grasso ha fatto il suo, aspettiamo che anche il presidente Mattarella e il premier Renzi possano prima o poi dire qualcosa di importante, visto che comunque Renzi non trova sempre il modo di dire qualcosa e dare spettacolo, no, di sé, insomma, in questi ultimi giorni anche. Aaron, sembrava che, hai detto bene, probabilmente l'incidente, chiamiamolo così, la tragedia di Parigi, sì, sicuramente ha ostacolato un afflusso più poderoso, però è anche vero che chi manifestava forse era condizionato da maggiore rabbia, una rabbia che inevitabilmente associava l'evento del giorno precedente a quello del giorno successivo. In realtà si protestava in fondo per gli stessi obiettivi, insomma. Voglio dire, una manifestazione contro una malavita organizzata non è disgiunta da una protesta del giorno precedente, dove la malavita ha già operato gli omicidi, insomma. No, assolutamente, posso essere d'accordo anche con questa chiave di lettura. Salvatore Borsellino ha spiegato anche il motivo per cui era importante comunque fare la manifestazione, nonostante i fatti che erano avvenuti. Insomma, si parla comunque di difendere le nostre istituzioni, di difendere la magistratura e far sì che fatti simili, che fatti gravi come possono essere stati i fatti di Parigi, in Italia li abbiamo avuti con gli attentati mafiosi di Cosa Nostra, non si ripetano più, che quindi i magistrati che fanno il loro lavoro, che stanno cercando di scoperchiare verità indicibili della nostra storia, siano protetti, non siano lasciati soli. E questo può passare solamente, è importante che passi da tanta società civile, da tanti cittadini, anche perché Falcone e Borsellino all'epoca probabilmente non avevano, sì, è vero che c'è stato un momento in cui la gente faceva il tifo per loro, come diceva Falcone a Borsellino in un commento nel periodo del maxi processo, però non, secondo a mio parere non c'erano questi tipi di manifestazioni qui. Questi tipi di manifestazioni qui ci sono stati dopo, quando ci sono stati i morti, ed è importante oggi che queste manifestazioni ci siano con i magistrati che sono ancora in vita. Ma intanto, infatti, questa l'impressione che abbiamo colto, credo anche voi, è quella di vedere la partecipazione soprattutto di chi vive non solo, diciamo, in maniera empatica. Ho visto la presenza della signora della Chiesa, ho visto alcuni giornalisti che sono molto vicini come te al problema, conoscono da vicino il problema, ma vedo che c'è stata molta partecipazione, soprattutto anche sofferta, ma anche molto
molto decisa. Chi stava lì era lì perché sapeva esattamente quello che doveva fare, cioè non sono venuti a fare una passeggiata. Ho visto 2.000, 3.000, 4.000, adesso io non conosco il numero esatto, persone decise, convinte, sarebbero venute comunque, anche se fosse successo altro, credo di poter dire questo. Lo credo anch'io, Ugo, assolutamente sì. C'era poco fa, parlavamo della consapevolezza, la gente aveva consapevolezza di quello che si stava facendo e chi partecipava era proprio per rispondere a quell'appello di Salvatore Borsellino di metterci la faccia e far sentire la propria voce e la propria vicinanza a questo magistrato condannato a morte. Ho visto anch'io una partecipazione importante da cui si può costruire qualcosa anche per l'immediato futuro, perché no? È importante ci sia una sorta di attenzione da parte della cittadinanza per certe tematiche, e quello che ci auguriamo è che questo cresca sempre di più. Io so anche che tanti erano collegati in streaming e tanti non sono potuti venire, magari altri per altri motivi. In tutta Italia ci sono tante persone che comunque seguono con interesse sia il processo che si sta celebrando a Palermo, ma sia anche, lo dimostra il fatto che Sabina Guzzanti con il film La Trattativa non so a quante proiezioni è arrivata, centinaia e centinaia di proiezioni in tutta quanta Italia, riempendo comunque sempre sale cinematografiche, insomma. Quindi questo è un dato importante e sintomatico comunque dell'interesse che ha questo tema. Speriamo che ci sia sempre più consapevolezza, e questo passa soprattutto dai giovani, che sempre più giovani ragazzi, ne ho visti tanti presenti il 14 novembre, e questo è un altro dato confortante di questo aspetto, insomma, di questa manifestazione. Beh, la fascia d'età dei partecipanti spaziava, era molto largo il divario, la distanza, ma è stato questo quello che ha colpito, vedere tante persone di età, cultura, estrazione sociale diversa, ritrovarsi tutte lì per lo stesso motivo. Questo, Aaron, secondo te può rappresentare davvero un nuovo momento per la coscienza sociale, intendo dire? È vero, quando Falcone e Borsellino erano in vita, di sicuro ognuno di noi non aveva ancora questa piena consapevolezza. Ora, oggi, ci siamo resi conto di quante menzogne siano state raccontate negli anni. Probabilmente questo è un chiaro segnale di desiderio di verità. Sì, io mi auguro che siano sempre più, ripeto, questo dipenderà moltissimo dai lavori che si faranno nelle scuole. Non è che dal 14 novembre la battaglia sociale, culturale, dell'informazione, che si può dire finita o conclusa, anzi tutt'altro, da lì si deve prendere slancio per ripartire e andare ancora più avanti, insomma. Per quanto riguarda le sensazioni che hanno lasciato la manifestazione, quindi è sicuramente positiva. Per quanto riguarda lo stato dell'arte dell'informazione, non posso dire che sia altrettanto positiva, proprio per il fatto che, come molti magari hanno notato, salvo il Fatto Quotidiano, gli altri grandi giornali o le altre grandi TV hanno deliberatamente deciso di ignorare quella manifestazione, non dare risalto all'evento, insomma. Non ne hanno parlato neanche per sbaglio, insomma, voglio dire, è stata l'ennesima distrazione, l'ennesima dimostrazione che questa politica, questo Stato è assolutamente lontana dalla quotidianeità, è assolutamente lontano da quello che è il vero desiderio di verità che ha animato tutte le persone che sono state lì a Roma quel giorno. E sono arrivate davvero da tutta Italia, dalla Sardegna, dalla Campania, dalla Puglia, dalla Calabria, dappertutto. Quindi questo è un segnale abbastanza importante. Però, Aaron, contrapposto a questo, oltre al silenzio che naturalmente ha ingoiato Nino Di Matteo, silenzio istituzionale naturalmente,
ci ritroviamo di fronte ad un altro grande silenzio, quello di Giorgio Napolitano. Assolutamente sì, questo penso che sia stato il fatto più eclatante della scorsa settimana. Il silenzio di Napolitano, dal punto di vista che oggi non è più, non è più quell'istituzione, non ha più quella carica da, la carica non è più la carica, non detiene più la carica più alta dello Stato, che era quella appunto di essere Presidente della Repubblica. Però cosa è successo, da presidente, da membro del Senato, senatore a vita. Quello che ha fatto Napolitano è semplicemente questo, ovvero doveva essere testimone al processo Borsellino Quater, recitato a testimoniare dalla famiglia Borsellino, da Salvatore Borsellino, dal legale Fabio Repici. La sua deposizione era stata ammessa all'inizio del dibattimento dal presidente Balsamo, presidente della Corte d'Assisi di Caltanissetta. Nelle scorse settimane Napolitano ha inviato una lettera alla Corte dicendo, praticamente vado per sintesi, ritenere che la sua deposizione fosse superflua in quanto aveva già dibattuto al processo di trattativa Stato-mafia e per cui appunto riteneva di non dover neanche essere ascoltato. In un primo momento aveva paventato che poteva essere sentito a Roma, e non tanto che la Corte aveva anche organizzato la trasferta a Roma, quindi non c'erano segnali che facevano pensare che Napolitano si rifiutasse di parlare. Invece questo è accaduto, così come aveva fatto al processo di trattativa Stato-mafia con continue lettere. Poi Montalto alla fine ha detto che ha ritenuto che quella prova doveva essere comunque ammessa al processo. Di questo avviso non è stato il presidente della Corte d'Assise di Caltanissetta Balsamo, che quindi ha revocato, su richiesta proprio dell'Avvocatura dello Stato, su richiesta dello stesso ex presidente della Repubblica, ha revocato la testimonianza, l'ammissione alla testimonianza di Napolitano, ritenendo superflua appunto la deposizione, in quanto erano già stati sentiti al processo diversi testi sui temi che poi vanno a riguardare il processo, anche quel periodo storico, diciamo, tra il 92 e il 93, su cui si indaga a Palermo. Uno può dire, ma cosa c'entra la trattativa Stato-mafia, cosa c'entrano le bombe del 93 con Borsellino, per quale motivo si deve andare a parlare delle percezioni del capo dello Stato per quel periodo storico, dell'ex capo dello Stato che al tempo era ministro, presidente della Camera. Per quale motivo si dovevano andare a sentire? Per il semplice fatto che innanzitutto, secondo l'impianto accusatorio, Paolo Borsellino è stato ucciso perché è venuto a conoscenza della trattativa Stato-mafia. Numero due, resta comunque che è un dato di fatto che il processo di Caltanissetta sul Borsellino Quater è un altro processo rispetto a quello di Palermo, per cui sono imputati i ministri, ex ministri, politici, ex senatori, funzionari dei carabinieri, insieme anche a mafiosi o figli di mafiosi o anche pentiti, collaboratori di giustizia, per attentato a corpo politico dello Stato, semplicemente per il fatto, appunto, è un altro processo. È giusto che anche il segnale che si deve dare, il giusto segnale, che ovvero che la legge è uguale per tutti e tutti siamo uguali davanti alla legge, e quando siamo chiamati a testimoniare tutti quanti dobbiamo andare a deporre sotto giuramento e raccontare quello che sappiamo in un determinato periodo storico. Poi non è vero che Napolitano di cose importanti non ne dice, anche perché è proprio lui che ha parlato di questa sensazione avuta al tempo di quell'estate del 93, immediatamente dopo le esplosioni di Milano e Roma. Ha parlato degli out, di questa sensazione che la mafia avesse messo, che quell'azione, diciamo, di bombe fosse per mettere lo Stato, il governo, di fronte degli out
e dietro a tutto quello c'era proprio appunto la mafia. Di questo si parlava all'epoca, e il fatto che all'epoca non si desse risalto a queste considerazioni, ma se ne sta dando risalto e se ne sta parlando solamente a oltre 20 anni di distanza, penso che sia piuttosto grave, perché queste sono verità che abbiamo saputo solamente oggi, grazie al processo trattativa Stato-Mafia, grazie a processi come il Borsellino Quater, che per esempio hanno disvelato parte del depistaggio che c'è stato per la strage di Via D'Amelio. Scusami Aaron, ma parliamo di un ex presidente della Repubblica, adesso senatore, che è stato eletto 2 volte, è stato eletto da un Parlamento delegittimato, ha consentito l'elezione di un primo ministro in maniera non regolare. Parliamo di un ex presidente che credo abbia violato le leggi della Costituzione più volte. Napolitano ha fatto tante cose su cui possiamo assolutamente discutere e che sono assolutamente criticabili. Ne cito una per tutte, come ne ha citate diverse che sono assolutamente discutibili. Tra l'altro Napolitano si è anche fatto il suo compito, si è lavato le mani, si è ritirato ad altre situazioni personali. Cioè ha deciso appunto di non arrivare fino all'ultimo giorno del suo proprio mandato come capo dello Stato, perché aveva ultimato il proprio compito, si vede dal punto di vista istituzionale, proprio per legittimare determinati governi e anche legittimare determinate leggi magari. Un'altra cosa che ha fatto su tutte, che ritengo che sia gravissima, ma che comunque è cartina tornasole, cioè se oggi abbiamo un ex capo dello Stato, in passato anche un capo dello Stato, che non voleva testimoniare ad un processo, dobbiamo sempre ricordarci che da capo dello Stato lui ha fatto distruggere le intercettazioni famose con l'ex ministro Mancino, che all'epoca non aveva nessuna carica istituzionale, era un semplice cittadino che l'ha chiamato al telefono, o perlomeno noi sappiamo che si è intrattenuto al telefono con lui, non sappiamo che cosa si sono detti, possiamo intuirlo dalle parole che Mancino ha detto con D'Ambrosio, con il segretario D'Ambrosio, che di fatto Mancino chiede un aiuto a D'Ambrosio di poter intercedere e parlare con Napolitano affinché si possano fare delle pressioni sulla Procura di Palermo, che si possa arrivare a fare delle pressioni sulla Procura Nazionale Antimafia affinché faccia un controllo maggiore, un coordinamento maggiore su queste indagini sulla trattativa Stato-Mafia. Quindi diciamo che c'erano una serie di cose che possiamo intuire che cosa si sono detti in base a questi discorsi che faceva con D'Ambrosio. È presumibile che l'abbia fatti magari, se non proprio uguali ma comunque simili, con il capo dello Stato, e non è bello che il capo dello Stato parla con un indagato, sinceramente, da un certo punto di vista non è sicuramente una cosa bella. È chiaro, in Italia siamo uno Stato che ha la presunzione di innocenza, però non è un bel segnale quello che si dà, o perlomeno non si dà quando si fanno distruggere queste telefonate, perché ci viene il sospetto che abbia qualcosa da nascondere questo capo dello Stato in quelle telefonate. Se non aveva nulla da nascondere, al suo posto probabilmente chiunque le avrebbe fatte ascoltare queste intercettazioni. Oltre a questo, mi viene anche da dire, non si dà un bel segnale sicuramente a tantissimi giovani nel non presentarsi in aula di tribunale. Già non è un bel segnale appunto non essere andato a Palermo fisicamente, ma aver imposto di essere ascoltato a Roma a porte chiuse, quindi anche violando il diritto all'informazione, se vogliamo, in un certo senso, perché io posso essere d'accordo che la legge prevede che in determinati casi la stampa e l'informazione non debba essere presente, però comunque ritengo anche che in un paese veramente libero e democratico ciò sarebbe stato più opportuno. Invece ricordo benissimo come un anno fa il lavoro che abbiamo dovuto fare per cercare di ricostruire, prima che fossero rese note le carte di quella deposizione, perché a rendere la nota fu proprio
immediatamente lo stesso Quirinale, l'audio di quella deposizione, intendo chiaramente. Sì. Ma l'aspetto curioso è che mi pare ci sia stata una larvata iniziativa di creare uno stato di impeachment, diciamolo, nei confronti di un presidente, di un presidente della Repubblica, ma poi il governo, ma anche le forze politiche si sono astenute, avrebbero avuto tutti gli elementi per poter continuare. Ma assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che la cosa grave di quell'episodio delle intercettazioni è stata sicuramente il dato di fatto che in passato ci sono state altre intercettazioni, che innanzitutto non si deve compiere l'errore storico di pensare che quelle intercettazioni erano su Napolitano. Quelle intercettazioni erano al telefono di Mancino. Che colpa ne ha la procura di Palermo se Mancino chiama al Quirinale in maniera impropria, se vogliamo, perché non è normale che appunto un indagato chiami così al Quirinale e chieda favori al capo dello Stato. Detto questo, ci sono stati altri casi di intercettazioni registrate così, casualmente, in altri processi, in altri procedimenti, e nessuno ha mai sollevato nulla. Invece in quel caso, proprio perché l'indagine è quella sulla trattativa Stato-mafia, che attraversa trasversalmente centro-sinistra e centro-destra, perché anche questo va detto, e non solamente la parte come fanno personaggi come Gasparri, che utilizza solamente la parte legata al centro-sinistra e poi si dimentica che all'interno dell'inchiesta c'è anche il senatore Marcello Dell'Utri, l'ex senatore Marcello Dell'Utri, che è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Quindi centro-destra e centro-sinistra che vengono attraversati da questa inchiesta e che hanno che si trovano ora sul banco degli imputati sullo stesso piano. Infatti c'è stato, soprattutto credo di poter dire, un'opera meritoria da parte dei partiti, perché hanno creato tanta confusione da non capirci nulla, forse nemmeno loro, e quindi figuriamoci l'uditorio o gli spettatori che vivono di poche centellinate informazioni. La confusione naturalmente favorisce chi vuole che si vada avanti in questa situazione, e chiarire una matassa, diciamo, che vogliono far apparire così complicata, naturalmente crea colpevolezza, come chi sta rischiando naturalmente la vita. Sì, diciamo che il trend che si registra è quello che la politica e ahimè anche l'informazione è complice nel creare informazioni false, o dare informazioni incomplete, o darle in maniera che non, appunto, come hai detto poco fa te, confusa, in modo che non si possa capire e non si possa arrivare alla comprensione di quel pezzo di storia che invece merita verità e giustizia, come tanti cittadini hanno chiesto il 14 novembre a Roma accanto a Salvatore Borsellino, oltre appunto a chiedere la difesa del magistrato Nino Di Matteo. Quello che volevo dire è perché dico complice, perché l'informazione è altamente drogata da questo punto di vista, assolutamente alterata, non essendo controllata da partiti, da logiche economiche, da logiche, in questo momento si è appiattita di fronte a certi temi che non devono essere trattati. Si parla ancora, basti pensare che molto spesso si parla ancora di presunta trattativa, nonostante ci siano sentenze anche passate in giudicato che di trattativa parlano apertamente, e molti fanno finta di non ricordare che i primi a pronunciare la parola trattativa non sono stati certi magistrati di Palermo, di Firenze o di chi che sia, ma furono proprio alcuni degli stessi imputati che oggi sono accusati di attentato a corpo politico dello Stato. Penso a Mori e penso a De Donno, che al processo di Firenze usarono per la prima volta proprio quella parola, trattativa. Ma anche perché, insomma, tu sei uno, diciamo, una delle ipotetiche, ognuno di noi lo è, ipotetiche vittime, e cioè il garantismo sfrenato qui sono molto legati questi signori, non gli impedisce
di agire anche con denunce che magari non avrebbero motivo di essere. Voglio dire, il garantismo nel tutelare la loro presunta immagine immacolata nei confronti di chi dice le cose come sono. No, ma il garantismo io lo comprendo pure, che il nostro è un... l'essere garantisti o comunque la presunzione, avere una presunzione di innocenza, posso comprendere che sia anche giusto in un paese democratico, però al tempo stesso dico anche che di fronte a determinati dati di fatto che sono incontestabili dal punto di vista anche storico e sul piano morale, magari non sono non è dimostrabile che siano punibili in base al nostro ordinamento giuridico, cioè penso per esempio, anche se bisognerà vedere, attendere gli altri due gradi di giudizio a Mannino, al caso dell'onorevole l'ex ministro Mannino, è stato assolto, vero che è stato assolto, ma è stato assolto perché si dice che il fatto non l'ha commesso lui, perfetto, restano comunque delle domande che sono lì, che sono evidenti. A parte che dobbiamo leggere ancora le motivazioni della sentenza, ma ci sono appunto dei dati, per quale motivo di fronte alle minacce che subiva non è andato a denunciare all'autorità giudiziaria ma si è recato solamente ai carabinieri, per quale motivo è andato a, diceva di temere per la propria vita, anche successivamente l'ha detto a Padellaro, l'ha detto a lo stesso Contrada. Lui diceva dopo Lima, al stesso Contrada lui diceva che dopo Lima sarebbe toccato a lui, per quale motivo c'era tanta preoccupazione se era tanto tranquillo come lui sosteneva? Contrada stesso dice queste cose, racconta queste cose, quindi appunto ci sono dei fatti, delle ricostruzioni storiche che restano comunque lì e che meritano una spiegazione di fronte proprio ai tanti morti che ci sono stati con le stragi. Aaron, c'è stata ultimamente al Borsellino Quater la deposizione di Di Matteo, il PM che sta portando avanti appunto il processo trattativa Stato-Mafia. E durante questo suo interrogatorio Antonino Di Matteo ha parlato delle false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino. Sì. E del possibile depistaggio, che appunto quello di cui sostanzialmente parlavi. Sì, allora la deposizione di Di Matteo è particolarmente importante a mio avviso per questo motivo, cioè ovvero per la prima volta il magistrato di Palermo ha potuto diciamo anche spiegare come si è proceduto all'epoca su Scarantino. Cioè, ha fatto una ricostruzione precisa. Molto precisa di quello che è accaduto all'epoca su Scarantino, di come si è ritenuto, cosa si è ritenuto Scarantino, soprattutto come l'ha ritenuto anche lui, che all'epoca è stato applicato al processo Borsellino in seconda battuta, nel Borsellino bis e nel Borsellino ter, non nel primo Borsellino, che è il primo processo che si basa interamente sulle dichiarazioni di Scarantino. Quel processo è stato gestito da altri magistrati, l'inchiesta è stata fatta da altri magistrati e il caso Scarantino è stato portato, quindi diciamo è venuto alla ribalta sotto altri magistrati. Quindi questo è il primo punto che va chiarito. Scusami se ti interrompo, ma giusto così per chiarezza. Facciamo magari un brevissimo accenno su chi è Vincenzo Scarantino, perché è importante per assolutamente capire. Assolutamente sì. Vincenzo Scarantino è il pentito della il falso pentito della Guadagna, un picciotto della Guadagna, che è un rione, una zona qui di Palermo, di fatto che nel 1994, tra il 94 e il 95, prima è stato arrestato su le accuse che erano state mosse contro di lui da parte di altri falsi pentiti, comunque alla fine si è
è stato arrestato pure lui, e di fatto si auto, è colui che si è autoaccusato del furto della 126, di che, è stata, sarebbe sta, che è stata utilizzata per far saltare in aria Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta il 19 luglio del 92. Cosa succede? Succede che anni dopo, con l'avvento del, nel 2008 del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, questi pentiti falsi sono stati smascherati di fatto, perché Spatuzza ha detto, dimostrando anche con dati chiari, inconfutabili, per esempio su tutti ha ricostruito perfettamente come è stata rapita, come è stata rubata questa, questa auto, come è stata portata, ha, ha rivelato tutti quanti i dettagli dell'operazione che fu portata avanti, portata avanti dagli uomini di Cosa Nostra, in particolare della cosca di Brancaccio, e di fatto ha rivelato nuovi aspetti della fase preparativa e di esecuzione dell'attentato. In questa maniera si è scoperto, si è avuto contezza del fatto che quindi in galera erano andate delle persone che erano state accusate in passato da Scarantino, Candura e Andriotta, che sono gli altri due, Candura e Andriotta sono gli altri due falsi pentiti che hanno contribuito a costruire una falsa verità facendo condannare innocenti. Quello che oggi ci dicono gli stessi Scarantino, Candura e Andriotta è quello di aver subito fortissime pressioni psicologiche, fisiche, con pestaggi da parte di alcuni funzionari di polizia, a cominciare dall'allora questore della mobile Arnaldo La Barbera, oggi deceduto. Ci sono altri funzionari sotto inchiesta a Caltanissetta. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione su questi funzionari. Adesso ancora c'è un GIP che deve ancora decidere se accogliere o meno questa archiviazione sul caso, ma nella richiesta di archiviazione comunque si evidenziano delle responsabilità da parte del capo della mobile La Barbera. Quindi comunque un depistaggio è chiaro ed evidente che comunque c'è stato un qualcosa, c'è stato che non ha quadrato. Adesso Di Matteo, con la sua deposizione, ha spiegato che nel Borsellino bis e nel Borsellino bis soprattutto, perché nel Borsellino ter le dichiarazioni di Scarantino non erano entrate, o se erano entrate erano in piccolissima parte, nel Borsellino bis si è tenuto conto solamente delle primissime dichiarazioni di Scarantino. E che cosa c'è in queste prime dichiarazioni di Scarantino? Ci sono dei fatti che comunque... questa è la cosa che rende complicato il caso del depistaggio, che ci sono dei fatti all'interno di quello che dice Scarantino che sono comunque veri. È vero che ci sono delle grandi falsità che lui racconta, ma ci sono all'interno anche dei fatti che sono poi gli stessi che racconta Spatuzza. Allora com'è possibile che con il coinvolgimento di personaggi di Brancaccio, con il la descrizione del luogo in cui viene rubata, non rubata la 126, ma in cui nel garage in cui viene portata, scusatemi, il garage sì, dove viene portato, oppure dove vengono rubate le targhe per cambiare appunto le targhe della 126, i luoghi sono gli stessi. Allora, in mezzo a tante falsità, ecco che c'erano anche alcune verità. Per quale motivo? Qual è il motivo per cui c'erano anche alcune verità? Com'è possibile? Sono queste le domande che restano aperte e che bisogna cercare di chiarire. Quello che è certo è che Nino Di Matteo al processo, oltre a dire, dice: non concentriamoci solo su Scarantino, il depistaggio non si consuma solamente lì, ma è molto più largo, è molto più grande, perché se di depistaggio c'è stato, ha coinvolto, e dobbiamo anche chiederci a cosa è servito. Ha parlato apertamente che c'erano, durante le indagini erano emersi moltissimi elementi per ritenere che c'erano altri coinvolgimenti oltre a Cosa Nostra nella strage di Via D'Amelio, cose che non sono state volute approfondire nei primissimi anni di indagine, e che quando sono state approfondite poi ci sono state comunque delle, diciamo,
dei rallentamenti, delle cose che non erano state messe subito approfondite. Un esempio può essere il coinvolgimento o comunque il fatto che Contrada era stato visto nei luoghi della strage. Si parlava per esempio di un verbale che era sparito da parte della polizia, in cui si parlava appunto della presenza di Contrada nella strage. Ma su questo, oltre a questo, ci sono tantissime altre questioni che rientrano all'interno della strage di Via D'Amelio, che sono sicuramente complicate e intricate. Penso su tutte la sparizione dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. Esatto, che è la vicenda che ancora oggi è avvolta dal più assoluto e totale mistero. Aaron, ma quali sono secondo te le prove che sono in possesso del giudice Di Matteo nella dannata maledetta ipotesi che riuscissero nei loro intenti i malavitosi? Quali sono le prove che già possiede per poter condannare? Per condannare i mafiosi? Lui parla già di una prova su Riina. Rispetto alla sua condanna a morte lui parla? Sì. Sì, rispetto alla sua condanna a morte. Sì, è stato più innovativo nel guadagnare tempo. È un altro. Scusa, Aaron. Sì, prego. Non sappiamo chi è. Non sappiamo cosa è successo. Vabbè, ok. Sentomi influenzato. Aaron? Sì, io vi sento. Scusaci. Sì, non sappiamo cosa sia successo. Vabbè, ok. Abbiamo ripristinato l'ordine. Sì. Allora, praticamente è questo, ovvero il magistrato Di Matteo, semplicemente sentito, intervistato dai colleghi della RAI, oggi ha semplicemente dato un'indicazione riferendosi a un eventuale attentato nei suoi confronti, cioè ovvero qualora ci fosse un attentato nei suoi confronti, ci sarebbe già un punto di partenza su cui i magistrati potrebbero indagare, ovvero quelle famose intercettazioni di Salvatore Riina, dove in carcere, in assoluta inconsapevolezza di essere intercettato, si lascia andare a grandi esternazioni, a considerazioni, a una condanna a morte, perché quando dice a Nino Di Matteo: se c'ero io gli facevamo fare una brutta fine, gli dovevamo far fare la fine del tonno, questa cosa dobbiamo farla grossa, dobbiamo farla per bene, lui sta dando dei suggerimenti, sta dando un, che una volta che arriva all'esterno, ecco che qualcuno li può raccogliere questi suggerimenti. Siamo sempre lì, chiaramente gli aspetti ce ne sarebbero tanti, perché ci sarebbe la condanna a morte di Riina. A mio avviso c'è molto di più, perché ci sono collaboratori di giustizia che parlano di altro, non parlano solamente di Riina, ma parlano anche di coinvolgimenti di uomini esterni, figure esterne di Cosa Nostra. Il pentito Vito Galatolo ha detto chiaramente che quando Matteo Messina Denaro chiede ai palermitani di fare questo attentato, dice che devono fare perché altri ce l'hanno, dobbiamo fare perché altri ce l'hanno chiesto, e questi altri, in base a quello che dice Vito Galatolo, sarebbero gli stessi che hanno fatto gli attentati per Borsellino. Cioè, insomma, quindi siamo di fronte a una storia che si ripete, a un rischio che si ripete. Assolutamente l'attenzione da questo punto di vista non può assolutamente calare. Di contro, non ci ritroviamo anche di fronte alle minacce di morte subite da Alfano. Sì, quello non è un controaltare, diciamo che quella è stata un'opera raffinata di informazione, di comunicazione, vero? Di comunicazione, perché per quanto riguarda l'operazione che c'è stata a Corleone nelle scorse settimane sul si chiama Grande Passo 3, sul Corleonese, su Corleone, cioè di fatto per quanto riguarda il ministro Gino Alfano, la notizia che è passata è che i boss, presi da diciamo un attacco d'ira e di rabbia nei confronti di Alfano,
volevano farlo saltare in aria, volevano comunque fare un attentato nei suoi confronti, si stavano organizzando, parlandone anche con i clan di Agrigento. Insomma, si stava cercando di trovare un modo per fare fuori il ministro. La domanda che non si è fatta quasi nessuno, perché l'informazione che è stata data è stata questa: perché lui rompeva sul 41 bis, ha fatto tanto contro il 41 bis, dobbiamo fargliela pagare, sapevamo qua lui, insomma, dicendogli che dobbiamo fargli fare la fine di Kennedy, perché lui era come Kennedy. Mm-hmm. Ecco, queste attenzioni, questo non si è dato grande peso. Non si è dato grande peso, perché cosa dicevano i boss in realtà? E questo questi boss, Masaracchia insieme a Salvatore Pellitteri, il 6 settembre del 2014, dicevano: perché Kennedy, chi è che se lo è masticato? Non ce lo siamo masticati noi altri là in America? Ha fatto le stesse cose che ha fatto Angelino Alfano, che prima è salito con i voti di Cosa Nostra americana e poi gli ha voltato le spalle. Questo cosa vuol dire? Due cose: la prima, appunto, quella, il dato che Kennedy inizialmente era salito con i voti di Cosa Nostra, ma se dice ha fatto la stessa cosa di Alfano, quindi significa che anche Alfano probabilmente potrebbe essere salito con i voti di Cosa Nostra. È questo quello che ci stanno dicendo i boss? Ecco, però l'informazione ha calcolato il paragone Kennedy e Alfano, e quindi dobbiamo fare solamente dal punto di vista dell'attentato. Invece diciamo che c'è forse anche dell'altro dietro, su cui sarebbe doveroso porre l'attenzione. Poi magari può essere anche vero che il ministro Alfano ha firmato qualche 41 bis ai capi mafia, e sinceramente io anche qui vedo una storia che si ripete, o posso vedere una storia che si ripete. Del resto anche la Democrazia Cristiana all'epoca, c'è un motivo per cui i capi mafia, Rina a un certo punto si arrabbia, e dopo il maxi processo, quando non vengono fatte rispettare le promesse, si arrabbiano e vogliono ammazzare i politici, e prima ammazzano Lima e poi vorrebbero ammazzare Martelli, lo stesso Mannino, lo stesso Andò e altri. C'è un motivo, e il motivo è perché non erano state mantenute le promesse, da quello che raccontano i collaboratori di giustizia. La mia domanda è: possibile che anche Alfano non abbia mantenuto qualche promessa e che quindi per questo sono arrabbiati? Domande, punti interrogativi che poniamo all'informazione, ai cittadini del nostro... agli ascoltatori, che sicuramente hanno comunque ragionato su questa notizia, perché è vero, molto è stato puntato sulla comunicazione, sulla violenza comunicativa, sull'impatto emotivo, sull'analogia, sui paragoni, quello che vogliamo. Di fatto però questa notizia è stata data e poi non approfondita, quasi, insomma, a volerla far passare in secondo piano, come se fosse stato, ecco, un avvertimento, un primo input al quale qualcheduno sta aspettando naturalmente risposta, per il quale sta aspettando risposta naturalmente. Aaron, passiamo un attimo alla rassegna veloce della testata online Antimafia 2000. Dunque, in apertura abbiamo al Borsellino Quater di Matteo racconta Scarantino, quello di cui parlavamo poc'anzi, Aaron. Sì. Poi ancora abbiamo di Matteo, aspetta che intanto è corsa via la notizia, dunque di Matteo le indagini su Via D'Amelio e i mandanti esterni di Lorenzo Baldo, è a firma tua, Aaron, naturalmente. Vuoi dare qualche indicazione per chi... È quello che dicevamo prima, sempre riferito all'indagine di Scarantino e le indagini appunto sui mandanti esterni di Via D'Amelio, quello di cui parlavo in precedenza, insomma. Perfetto. Poi ancora abbiamo Re Giorgio e la fattoria degli animali a firma di Saverio Lodato. Gustoso articolo, vi suggerisco di leggerlo. Il pentito lo forte, faccia da mostro, coinvolto nell'omicidio Agostino, misteri di Stato di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari. Ecco, una breve indicazione: Aaron, l'ex boss del clan Garatolo, parla di un assassinio
scusami, purtroppo scorre la pagina, di un assassino realizzato per fare un favore a importanti funzionari di polizia. Sì, questo è una delle pagine buie per ora su cui non abbiamo verità nella nostra storia, ovvero l'omicidio Agostino, che è di sua moglie Ida, che è tra l'altro incinta di pochi mesi. Di fatto, per quanto riguarda quell'assassinio, ancora non si ha una verità. Siamo di fronte a una fase di indagine. C'è stato un incidente probatorio nelle scorse settimane in cui il pentito Lo Forte ha spiegato in che senso faccia da mostro. Faccia da mostro è questo soggetto con il volto obitturato da un colpo di fucile, si pensa, o comunque con il volto sfigurato, che secondo l'ipotesi di più procure sarebbe stato individuato in Giovanni Aiello, un ex funzionario di polizia ma anche ex appartenente ai servizi segreti, che in quegli anni, tra gli anni 80-90 appunto, operava proprio qua nel Palermitano, e secondo diversi testimonianze e procuratori di giustizia potrebbe anche aver partecipato, diciamo, a operazioni di un certo rilievo. Una era questa, cioè Lo Forte, questo procuratore di giustizia, che racconta come Galatolo abbia avuto un ruolo proprio nell'assassinio di Agostino, di sua moglie. Ha un ruolo nel bruciare la moto con cui i killer si erano recati ad uccidere il poliziotto. C'è un'indagine in corso, non sappiamo, è la prima volta che esce fuori questo tipo di dato di coinvolgimento così diretto. Chiaramente siamo ancora nelle fasi di indagine. Non possiamo dire con certezza cosa è avvenuto. Certo è che Falcone, di Agostino e Piazza, soprattutto quando morì Agostino, bisogna ricordare sempre che disse che a quel ragazzo gli doveva la vita, perché Agostino e Piazza, si è scoperto poi, potrebbero aver avuto un ruolo nel depotenziare, nello sventare l'attentato alla Daura. Anche su qui ci sono delle indagini in corso. L'attentato alla Daura nell'89, in cui lì per la prima volta veramente Falcone ha rischiato di morire. Esatto. Ancora leggiamo: perché siamo a Roma per rompere il silenzio su Nino Di Matteo. Ecco, qui c'è una cronaca con video all'interno del servizio che vi racconterà quanto accaduto nella giornata che abbiamo citato poc'anzi, il 14 novembre a Roma. Una splendida manifestazione, davvero. Speriamo che sia un altrettanto splendido inizio. Poi ancora, strage di Via D'Amelio, assolto uno dei falsi pentiti. Argentina, Macri promette ai popoli indigeni la restituzione delle loro terre, di Giorgio Bongiovanni e Mattia Scuffanti. Giorgio Bongiovanni, il direttore di antimafia2000.com. Ancora, sull'orlo del precipizio, con all'interno un video servizio realizzato da Pino Cabras, il trappolone turco sul filo della terza guerra mondiale. Al Capaci Bis, una nuova versione del test Cattafi di Francesca Mondin. Grande pasto 3, Aaron, quello di cui si parlava poc'anzi. Sì. Sequestro di documenti in comune a Corleone, blitz dei carabinieri. Ancora nella sezione Mafia News, cronaca, troviamo Emilia ultimi risvolti, i carabinieri arrivano in prefettura, intanto si cerca una soluzione per mantenere il processo a Reggio, di Sara Donatelli. E, di seguito, Sacra Corona Unita, maxi sequestro di armi nel Salento, gli inquirenti indagano su quello che potrebbe essere l'arsenale della SCU, questa è scusa per Sacra Corona Unita, naturalmente. Questo Aaron è una notizia, insomma, abbastanza importante. Direi di sì. Parlare della Sacra Corona Unita è invece una organizzazione estremamente pericolosa.
Assolutamente sì, è importante innanzitutto perché l'arsenale il sequestro di armi è sempre importante quando viene quando vengono sequestrate queste armi. È capitato ora nel Salento, è capitato nei mesi scorsi nel Catanese, è capitato anche nel in Calabria, è capitato anche nel Nisseno. Diciamo che per quanto riguarda il fatto specifico dimostra comunque come queste armi, come le varie criminalità organizzate, le varie mafie siano innanzitutto in possesso di veri e propri arsenali, cioè comunque che possono tranquillamente anche fare delle, se vogliamo, delle guerre, perché alle volte si trovano arsenali dove ci sono bazooka, dove ci sono Kalashnikov, dove ci sono, cioè, quindi armamentario assolutamente militare che va oltre alle semplici pistole o ai fucili. Personalmente credo che la Sacra Corona Unita sia comunque una mafia assolutamente pericolosa, sì, e viene considerata generalmente come la sorella minore delle tre altre tre mafie principali, però è sicuro che ha avuto rapporti importanti soprattutto con Camorra e Calabria, con Camorra e 'Ndrangheta, volevo dire, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, e non faccio fatica a credere che abbia importanti legami con le mafie dell'est d'Europa, soprattutto per quanto riguarda la gestione sia del traffico di armi sia del traffico di stupefacenti. Sacra Corona Unita, quindi, anch'essa è inserita in quel circolo di sistemi integrati, sistemi criminali integrati, che ormai mi sembra di poter dire sono diventate la nuova forma associativa. Sì, non abbiamo in questo momento notizia, non credo di sbagliarmi, di legami diretti con esponenti istituzionali, mentre per quanto riguarda 'Ndrangheta e Cosa Nostra i legami con le istituzioni sono particolarmente forti e in un rapporto di scambio durevole, duraturo. E molte volte capita ultimamente proprio il contrario, che sono i politici che vanno a chiedere aiuto, a cercare i boss, e soprattutto abbiamo visto come a volte ci sono anche boss che arrivano fino al Parlamento. Il caso magari dell'Utri è un po' forte chiamarlo boss, perché non sappiamo che se è affiliato o meno, c'è chi lo dice tra i pentiti, ma non abbiamo il dato certo. Certo è che è condannato in concorso esterno in associazione mafiosa in via definitiva, quindi possiamo dire che ha avuto legami forti con Cosa Nostra dell'Utri, certo. Più di un legame, molto più, certo, di un legame, di un semplice legame, molto più di un semplice contatto, una vera e propria collaborazione. Assolutamente sì. Per quanto riguarda la 'Ndrangheta, lo stesso, ci sono legami così forti. Non so se la Sacra Corona Unita arriva fino ha fatto questo scatto. Ultimamente l'ha fatto anche la Camorra questo scatto. C'è un processo in corso di cui si parla poco, che è quello di Cosentino, per cui Cosentino è accusato per mafia, sì, in corso esterno anche lui. Vedremo, insomma. Comunque, ecco, questo maxi sequestro sicuramente è stato importante. Ancora andiamo un po' rapidamente perché siamo leggermente in ritardo. Nella sezione Terzo Millennio, estero, Rita uccisa per aver difeso i genitori in Kenya, di Paolo G. Brera, ricostruito l'assalto nella missione di Monjumboni, durante il quale è stata assassinata la radiologa italiana. Servizi USA si arrampicano sugli specchi e scivolano nel ridicolo, a firma di Giulietto Chiesa.
Siti screditati strillano i russi, usano il fosforo. E i giornali e TG indipendenti dal pudore rilanciano a uso e consumo dei governi. Guerra ibrida su larga scala verso l'abisso di Giuseppe Masala. Mentre a parole tutti parlano di de-escalation per quanto riguarda la crisi iraniana, o come sarebbe più giusto definirla, e mi spiace, purtroppo non riesco a leggere oltre perché ho qualche problema di visualizzazione, ma l'articolo è senz'altro da approfondire. Nella sezione opinioni, società, Don Ciotti: è un dolore ma nessuno sporchi la nostra trasparenza. Divorzio a Libera, se ne va il figlio di La Torre. Aaron, un brevissimo commento se fosse possibile. Ma guarda, è una situazione che stiamo attenzionando e cercando di approfondire. Appunto, abbiamo dato parola sia a figlio di La Torre, a Franco La Torre, sia a Don Luigi Ciotti, che anche a Fava, che si schiera dalla parte di Ciotti. Ci sono delle questioni interne tra Franco La Torre e Libera che appunto hanno deciso di dividere le proprie strade. Ci sono state delle critiche mosse da Franco La Torre, una su tutte quella proprio di non essersi accorta di quanto accadeva in Sicilia, di non aver per quanto riguarda la gestione dei beni confiscati, di avere a suo avviso degli atteggiamenti ha criticato Don Ciotti di avere atteggiamenti a volte anche autoritari. Di fatto diciamo che sono delle cose interne a Libera. Adesso a livello personale io non, in questo momento non ho abbastanza elementi per dire dove è il torto e dove è la ragione delle due questioni. Certo è che è indiscutibile che Libera svolge un importante impegno a livello nazionale, certo è che i fatti che ha fatto Don Ciotti sono sotto la vista di tutti. Si può essere d'accordo con Franco La Torre che magari in alcune regioni ci può essere una disattenzione, ci può essere stata una disattenzione o per certe tematiche da parte di Libera, o ci possono essere delle critiche anche costruttive, perché comunque Franco La Torre parla di critiche costruttive. Io credo che questa situazione non si debba comunque generalizzare, non si debba arrivare a un'antimafia che si divide, ma un'antimafia, perché il rischio che di cui avevamo parlato anche quando ci sono stati i vari casi sui beni confiscati, sulla gestione dei beni confiscati, quindi di tanta gente che fa antimafia o che ha fatto dell'antimafia una bandiera e poi di punti bianco si scopre che a un certo punto anche loro delinquevano. Non è questo il caso di Libera e di Don Ciotti, ovviamente. Di fatto si crea una sorta di disorientamento. Ecco, non si deve fare questo, non si devono disunire le forze. Io credo e spero vivamente che tra Franco La Torre e Don Luigi Ciotti, magari non adesso, non subito, non tra qualche tempo, ma sarà tra qualche tempo, si possa arrivare a un chiarimento o comunque una comprensione reciproca. Sì. Fermo restando appunto che i fatti che Don Ciotti ha fatto nella sua storia parlano per lui. Certo. Tanto per, visto che stavate parlando degli articoli più importanti, io vi segnalo sicuramente di cliccare il banner sulla destra Wanted, consegnatelo, dove c'è un editoriale da parte con l'immagine di Matteo Messina Denaro, dove c'è l'editoriale del nostro direttore Giorgio Bongiovanni, dove si fa di fatto un appello ai cittadini di Castelvetrano, Trapani, del Trapanese, ma anche di tutta quanta Italia, di fatto per fare di tutto e qualunque cosa possono aver sentito, anche la minima, di insomma aiutare le istituzioni preposte a catturare il pentito, di non farsi il mafioso, il super latitante che da oltre ormai da 22 anni è in libertà, Matteo Messina Denaro, boss stragista, ha ucciso con le stragi del 93, sono morte Nadia e Caterina Lencioni, una bambina di appena 9 mesi, la piccola Nadia,
Nadia Caterina Regina appunto di cui una di 9 mesi, è morto il piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito Mario Santo, che è stato sciolto nell'acido. Matteo Messinaro ha partecipato al sequestro del bambino e anche allo scioglimento dell'acido. Ha ucciso senza remore una donna incinta come Antonella Bonomo. Insomma, è un criminale che è assurdo che dopo 22 anni sia ancora in libertà. Non sappiamo di che protezioni gode. Il procuratore aggiunto di Palermo, Teresa Principato, ha parlato di alto livello di protezione. Di fatto è anche lecito pensare che ci siano protezioni di alto livello, perché se no non si spiega come, nonostante tutta la terra bruciata che gli si sia fatta attorno, ancora non è stato arrestato. All'interno dell'articolo si trova anche un lunghissimo curriculum vitae proprio di Matteo Messina Denaro, di tutto quanto quello che ha fatto. Potete leggere, rendervi conto anche del potere che ancora detiene oggi a fronte dei suoi grandissimi investimenti, e anche ad ultimo proprio la condanna a morte per Di Matteo, che lo vede coinvolto con il favore che gli viene chiesto da parte di soggetti esterni a Cosa Nostra. Bene, facciamo un'ultima rapida segnalazione perché poi dobbiamo passare la linea a Massimo che ce la chiede per una news urgente. All'interno sempre di antimafia2000.com, chi sono loro e chi siamo noi, la vera antimafia, la rubrica di Saverio Lodato, e ancora il TG Porco di Sabina Guzzanti, ancora sotto negli appuntamenti bisogna ricordare quello del 5 dicembre, il dottor Nino Di Matteo incontrerà gli studenti dell'Università di Varese, e poi nella sezione di Alternativa Pandora TV abbiamo sul territorio una verità mostruosa, a firma di Giulietto, un intervento di Giulietto Chiesa, Erdogan cosa vuole e cosa non avrà, sempre di Giulietto Chiesa, e ancora Giulietto Chiesa a tutto campo, Putin ha scoperto il petrolio dei turchi, a Parigi non verrà superato l'oro nero, di Lucia Bigozzi. Bene, passiamo, chiudiamo con questo la rassegna stampa di antimafia2000.com, ricordando ai nostri ascoltatori che naturalmente è possibile effettuare gli abbonamenti, basta andare sul sito, troverete le informazioni sia per l'abbonamento cartaceo che per il PDF. Passiamo subito per il formato PDF, passiamo subito la linea a Massimo per la news urgente. A te Massimo. Massimo? Eccoci qua, allora siamo in diretta 23.09, stavo dicendo, riprendiamo la linea dalla redazione di Pineta Oggi TV da Venezia. Dunque, c'è stata una sparatoria in California, si parla di morti e diversi feriti. Dunque vediamo di capire cosa è successo. C'è stata questa sparatoria in località San Bernardino in California, in un centro per i servizi sociali che lavorava con i disabili, almeno 12 le vittime, ma alcuni media parlano di 20, diversi i feriti. Erano le 11 e il centro era in piena attività. Ora vediamo di capirne di più, sto guardando un attimo dalle varie notizie, anche vediamo se anche il televideo ci potesse aiutare, perché era dunque tre i killer in azione, tutti bianchi con divise militari, giubbotti antiproiettili, maschere armati di Kalashnikov, sarebbero fuggiti dentro un SUV nero, ma la polizia teme sospetti ancora nell'area. L'edificio è stato evacuato e l'area blindata. In azione gli artificieri che hanno fatto brillare un pacco sospetto. In lockdown le scuole ed edifici nella zona, scusate perché la sto leggendo per la prima volta insieme a voi. Dunque, stavo dicendo, in azione gli artificieri che hanno fatto brillare un pacco sospetto. Non si conosce il movente, ma è certo trattasi di azione premeditata. E questa è dunque la notizia urgente che volevo darvi alle 23.11. Nuovamente a voi la linea per il termine di Osservatorio Antimafia.
Bene, grazie Massimo. E in effetti siamo in ritardo. Salutiamo il nostro ospite, il caporedattore di antimafia2000.com, Aaron Pettinari. Grazie Aaron. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Grazie sempre a tutti per la tua disponibilità e per il lavoro che assieme a tutti i tuoi colleghi porti avanti. Ringraziamo Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso. Ciao Rosario, buonanotte. Ciao Rosario. Grazie e buonanotte a tutti quanti. E salutiamo Massimo Bonella, direttore di PianetaOggiTV.net. Grazie Massimo, buonanotte anche a te. Massimo. Grazie anche a voi e anzi un saluto anche a un nostro collega che ci sta ascoltando, un collega giornalista da poco in pensione della storica televisione TV Capodistria, lui è Pino Trani, che prossimamente lo avremo anche tramite un'intervista, lui oltre che essere giornalista è anche un artista, lo avremo ospite qui a Radio Saiuz TV di Treviso. Un saluto a voi tutti dalla regia centrale Rosario Moreno, a voi di Bari, Antonella Antonò, Ugo Lombardi, una buona notte a voi tutti e altresì agli ascoltatori. È tutto da Venezia. E ringraziamo sempre comunque tutti coloro che ogni giorno badano alla sicurezza del PM Nino Di Matteo, a tutti gli uomini della scorta, a Di Matteo stesso naturalmente, a tutti coloro che come Aaron e i collaboratori di Antimafia 2000 dedicano la loro vita alla nostra democrazia. Grazie e buonanotte, appuntamento mercoledì prossimo sempre alle 22 su Radio Saiuz. Arrivederci.